Nei giorni scorsi un telegiornale regionale ha passato l'importante notizia che alcune studentesse della nostra zona si sono aggiudicate il primo premio in un concorso europeo con selezione nazionale con titolo I giovani e le scienze. Poiché le notizie del TG sono sempre molto sintetiche e come saronesi l'evento non poteva che riempirci di orgoglio, abbiamo pensato fosse interessante e doveroso approfondire ed offrire un incontro con loro e con chi le aiutate a raggiungere tale successo. Ora ci troviamo presso il liceo ginnasio SM Legnani di Saronno e siamo ospiti del preside, il dottor Giuseppe Pantoni, buongiorno signor preside, della dottoressa Paola Radrazzani, buongiorno a lei, docente di matematica e fisica. Naturalmente sono presenti anche loro, le blasonate studentesche che si chiamano Valentina Ceriani di Solaro, Daniela Monza di Origio e Sara Villa di Turate. Attualmente sono presenti solamente due, perché la terza sta facendo un concorso per entrare in università. Per esplorare di cosa si tratta, pensiamo che la persona più giusta nel fornire le basi iniziali del progetto sia la dottoressa Radrizzani, che pensiamo sia stato il punto guida per il suo sviluppo. A questo punto le domando, da dove è partita l'iniziativa? L'idea è nata da uno stage che abbiamo seguito presso il Politecnico di Milano a settembre. Il Politecnico ogni anno organizza questi stage rivolti agli studenti degli ultimi anni delle superiori ed in particolare quello che abbiamo seguito noi trattava proprio di applicazioni matematiche in campo genetico. L'idea ci è molto piaciuta, le ragazze erano venute con me ad assistere a questo incontro e abbiamo deciso di provare a lavorare su questo progetto che sostanzialmente ci ha portato a costruire un modello matematico, un semplice modello matematico sulla base di un gioco cooperativo nel quale i giocatori fossero i geni. I geni espressi in due tipi di leucemie. Noi abbiamo fatto il confronto fra l'espressione dei geni malati, di cellule malate di un tipo di leucemia rispetto ad un'altra e dai nostri risultati, da questo gioco che abbiamo costruito, è emerso in maniera anche se molto indicativa l'indice di potere di ogni gene della cellula malata e quindi quello che potrebbe essere l'idea di un gene più o meno responsabile dell'insorgenza di questa malattia. Parliamo ora un po' con le nostre studentesse. Innanzitutto lasciamo a loro presentarsi. Tu chi sei? Io sono Sara Villa e vengo da Turate. E tu? Daniela Monza e vengo da Origio. Perfetto. Allora, una domanda che tutti si pongono. Come mai vi siete proposti per questo progetto? L'idea ci è sembrata interessante, abbiamo deciso di provare ad ascoltare questo seminario e l'abbiamo trovato ancora maggiormente interessante, abbiamo deciso di approfondirlo. In che cosa consiste in modo più approfondito la vostra idea, che avete sviluppato? Niente, la nostra idea è stata di costruire appunto un gioco in cui i giocatori fossero i geni e abbiamo cercato di capire quali geni fossero più o meno responsabili dell'insorgere della malattia. Ovviamente sono nostre ipotesi, però cioè, è un piccolo passo. Comunque è un grosso progetto, in ogni caso per delle persone per così giovani. Come vi siete mossi per svilupparlo? Ci siamo ritrovati nei pomeriggi, dopo scuola, in classe, oppure durante le vacanze a casa di qualcuno di noi e abbiamo analizzato i dati che ci sono stati forniti e abbiamo cercato di trarre qualche ipotesi che potesse essere valida. Quanto tempo avete impiegato per realizzare questo? Da settembre fino a febbraio-marzo. Quindi avete praticamente dedicato il vostro tempo libero per quanto riguarda in questo lavoro. Però lo facevate con passione. Sì. Chi vi ha aiutato? Nostra insegnante di matematica e fisica e il docente del Politecnico di Milano, il signor Lucchetti Roberto e altre nostre tre compagne di classe che hanno lavorato con noi. Chi sono questi compagni che vi hanno aiutato? Hanno aiutato le nostre tre compagne di classe, quali Caroni Nicoletta, Franca Fusetti e Garbelli Cristina. Da dove avete tutte le informazioni quindi? Da queste fonti o anche altre fonti? Vabbè, dal seminario che abbiamo seguito a Milano abbiamo tratto le informazioni sui geni, poi da un articolo di Science che ci ha dato ancora l'idea e
dai nostri insegnanti di matematica e biologia. Una domanda curiosa mia personale, non vi ha spaventato un po' questo argomento qui che è molto complesso? Insomma? Beh, un po' sì, però certo, è un argomento molto attuale, comunque le leucemie fanno molti morti anche la popolazione, quindi è stata anche la nostra curiosità. Quindi poi ci torniamo poi dopo la domanda successiva. Perché avete deciso di affrontare questa sfida nazionale? Perché è importante, cioè a livello nazionale ovviamente è una... Ma io ho preso un po' anche come una sfida con me stessa per vedere dove potevo anche arrivare, però penso che sia stato soprattutto un fatto di curiosità, di sapere cosa rispondevano queste igieni, comunque le nuove tecnologie e anche la matematica. Quanti team, diciamo, hanno partecipato a livello, che sappiate, a livello nazionale a questo? A livello nazionale non lo so, però in semifinale siamo arrivati in 21. Erano 81 i progetti presentati. Quindi vuol dire che sì. È stata una, chiaramente una vincita proprio importante, diciamo. Una domanda che, vabbè, quindi era data per scontata. Ma una cosa, se posso aggiungere, una cosa significativa, penso da sottolineare, è che tra i 21 progetti finalisti solo due erano sostenuti e presentati da licei classici. Tutti gli altri provenivano da istituti tecnici o scientifici. Quindi con una base più scientifica, diciamo, quindi è un po' atipico, diciamo. Un elemento da rimarcare. Avevate un attimo più di partecipare o di vincere? Di realizzare progetti, cioè a mio avviso di realizzare progetti basta. Poi è stato andato bene, un buon esito, è stata una bella soddisfazione. Però io non mi ero predisposta a nessuna, niente. Cioè il fatto già solamente di partecipare vi riempì di soddisfazione? Sì, era una bella soddisfazione. Ecco, prego. Penso soprattutto il fatto di essere arrivati, di essere stati ammessi alla finale, era comunque questo in sé un ottimo risultato, insomma, no? Che ci gratificava. Poi, e penso pian piano, ci si è cominciati a credere un po' di più. Come avete appreso la notizia che eravate prima arrivati in semifinale e poi vi siete aggiudicati il premio? Beh, di essere arrivati in semifinale è stata già lì una cosa molto emozionante. Chi è che ve l'ha comunicato? Anche loro. Il segretario ufficiale di internet, un'email da proprio dal FAS. E quando mi ha vinto, l'emozione enorme. Personalmente ero emozionata. E in che cosa consiste questo premio? La partecipazione alla finalissima a livello europeo a Mosca nel periodo di settembre. Quindi va ripresentato tutto il progetto davanti alla Commissione europea. Voi siete l'ultimo anno? Sì. Quindi presentavo a settembre, vuol dire che praticamente anche le vostre ferie, le vostre vacanze saranno un po' compromesse? O... No. Perché avete già tutto pronto. Che cosa hanno detto i vostri genitori? Erano entusiasti, sono stati orgogliosi, esatto. E avete fratelli voi? No, mio fratello. Hai visto fratello? E ha assistito proprio al momento della premiazione, ma guardate tu... La premiazione dove è avvenuta? A Milano, nella sede della FAST. E chi è che l'ha fatta? Questa premiazione, cioè... La commissione è formata da diverse persone più o meno importanti, tutto importante. Sì. Se posso aggiungere, c'erano rappresentanti delle varie associazioni tecniche e scientifiche, c'erano i rappresentanti degli sponsor ovviamente, e c'era l'ingegner Colombo che è il presidente della FAST, e per quanto riguarda il mondo scolastico c'era il direttore dell'ufficio scolastico regionale, il dottor Mario Lutto, col quale poi abbiamo avuto la possibilità anche di scattare una foto insieme, insomma. È stato un momento molto... Senta, adesso questo, per sogno il popolo, no? La FAST chi è? La FAST è una federazione che raggruppa le varie associazioni tecniche e scientifiche del territorio nazionale, è collegata con enti internazionali ed ha sul nostro territorio e nel nostro paese un ruolo di particolare rilievo per lo sviluppo della pratica scientifica e quindi di sostegno di tutto quanto attiene a questo mondo che, come si sa, da un po' di tempo nel nostro paese
è un po' in fase di rilassamento o di decadenza e per la quale è importante che ci sia un risveglio. E adesso una domanda invece a loro, alle ragazze. I vostri amici maschi cosa non dicono di questo premio? Perché insomma non è da tutti avere, voi siete delle campionesse insomma. Come si comportano in un modo differente da prima oppure vi prendono in giro perché insomma hanno un pochino dentro di loro un pochino di... No, scherzano, lanciano battutine ironiche, però sono molto soddisfatti di noi e ci fanno i complimenti, sono molto orgogliosi. Si sentono direttamente anche loro importanti, insomma, infatti sì, deve essere anche sono contenti di conoscerci. E lei, dottoressa, che diciamo che lei indirettamente è stata lei anche artefice di questo premio, come l'ha vissuto, come ha sentito questa vincita? Ma con una grande emozione, credo quanto loro, intanto perché sicuramente neanche io non mi aspettavo un successo così di questo lavoro. Ci abbiamo creduto, penso che sia io che loro abbiamo fatto con grande passione. Poi per me è stata una grande soddisfazione essere riuscita a farlo con una classe, ma con un gruppetto di ragazze del liceo linguistico che di solito già di base fanno una scelta orientata più al campo umanistico. Io ho avuto la fortuna di incontrare in questa mia classe questo gruppo di ragazze amanti della mia materia e quindi siamo riusciti a fare questo lavoro di cui sono molto orgogliosa. Potrebbe essere anche uno stimolo anche per gli anni prossimi. Assolutamente. Perché certamente questo è un grande apripista anche per la scuola stessa, insomma. Ecco, c'è qualche particolare curioso che riguarda l'elaborazione del progetto, che magari esce dagli schemi, così che magari vi ricorda, vi è piaciuto, qualche cosa, non so. Beh, come dice, passati insieme a lavorare sul progetto, sicuramente sono stati dei comunici piacevoli. Che hanno saldato anche un po' le amicizie, no? Perché forse un progetto di questo genere qui non è solamente un progetto, essendo un progetto importante, ovviamente va a cimentare anche le amicizie. Sì, poi credo, non so se posso aggiungerlo io per loro, ma c'è un piccolo aspetto da considerare, che quando la FAST ha raggruppato a Milano tutti i finalisti che venivano da Iesi, da Lecce, eccetera, tutti questi ragazzi hanno avuto la possibilità di pernottare, di vivere 3 giorni insieme a Milano, e questo credo che sia stato per voi una cosa molto, molto interessante, insomma, anche perché c'erano ragazzi che provenivano da ogni parte d'Italia. Non so, ho centrato? Sì, abbiamo domandato a loro, abbiamo domandato a loro, anche lei penso che gioisca, no? Di questo. Ma insomma, è evidente. Posso dire questo, che sono sempre stato un po' dietro le quinte, ma ho sempre cercato di incoraggiare l'iniziativa, anche perché non è il primo anno, non è un'improvvisazione questa. L'attenzione alla dimensione scientifica dell'insegnamento, grazie alla sensibilità che c'è all'interno della scuola, pur essendo un liceo cosiddetto umanistico, è da tempo coltivata. E quindi credo che a questo traguardo non si arrivi così casualmente. Insomma, il terreno era stato opportunamente arato e preparato e diciamo c'è stata una sinergia di fattori che ha portato a questo risultato. Naturalmente il merito è loro, però ecco, dal mio punto di vista è importante sottolineare che pur essendo in un liceo di questo tipo c'è molta attenzione e questo mi fa particolarmente piacere. Se penso che oggi le facoltà scientifiche sono così scarsamente frequentate e questo desta una grossa preoccupazione per noi come paese, credo che questo modesto risultato che abbiamo raggiunto sia di grosso conforto. Non è tanto modesto. Io da cittadino lo vedo. Senta, che cosa hanno detto? Che tipo di risposta ha avuto dei cittadini? Ma direi che c'è stato da subito, come dire, i telefoni hanno spillato, insomma, ecco, quindi forse così persone che hanno occasionalmente potuto sentire l'informazione data al giornale radio della Lombardia e quindi sicuramente abbiamo avuto parecchi riscontri. Ne devo sottolineare uno in modo particolare perché è giunto, ovviamente molta risonanza all'interno dell'istituto, una nota che mi è pervenuta da parte di Monsignor Angelo Centemeri mi ha fatto molto molto piacere perché
denota molta attenzione ai giovani, tra l'altro con lui abbiamo direi un rapporto molto positivo. Io spesso sottolineo che la città deve essere attenta alle esigenze di questi nostri giovani. Direi che lui ha interpretato al meglio con un messaggio proprio di tipo educativo molto forte, tra l'altro poi vi darò copia di questa lettera che conservo molto, molto, con molta contentezza. E voi ragazzi adesso siete arrivati all'ultimo anno, questa vincita, questa aggiudicazione, ovviamente probabilmente vi ha anche un po' scosso, no? Perché non è una cosa così facile, no? Cioè, e a questo punto qual è il vostro sogno nel cassetto? Beh, sicuramente mi piacerebbe rimanere in un futuro sempre in ambito scientifico, quindi che va dalla matematica alla biologia, non saprei bene esattamente adesso, però cioè, mi sembra un ambito molto interessante che promette bene. E tu? Io, cioè nel senso, io ero già intenzionata a iscrivermi alla facoltà scientifica e adesso c'è questa vincita e comunque lo stimolo in più, quindi sono convinta al 100%. Bene, siamo certi di aver offerto un amichevole approfondimento. Come finale lascio la parola ai vincitori per i saluti, ovviamente i vincitori, tutti i vincitori, perché siete tutti vincitori. Quindi per i saluti finali lasciamo la parola prima alle ragazze, poi alla professoressa e poi al signor Presidente con i saluti finali. Ragazzi, fate pure i saluti a Piero De Sorno. Ciao Piero. Lei professoressa? Un saluto anche da parte mia, grazie. Ecco, io vorrei sottolineare questo, mentre ringrazio ovviamente dell'attenzione, vorrei esprimere un auspicio, insomma, ecco, che ci sia all'interno del nostro istituto sempre questa tenacia nel perseguire obiettivi così elevati e quindi vorrei desidero di fatti che insomma anche altri insegnamenti possano essere così approfonditi e curati. Naturalmente sono molto contento del risultato che hanno conseguito e penso a quanto sia importante per loro questo risultato in ambito scientifico, sapendo che hanno un valore aggiunto nella loro formazione che è formidabile, della conoscenza di tre lingue. Quindi sono tranquillo per il loro viaggio a Mosca perché so che avranno molti strumenti comunicativi. Devo dire da questo punto di vista un po' le invidio.